Che anno è diventato militare? Nel 41, aveva 20 anni. Quando è che è stato trasferito in Libia? Sono stato reclutato in marzo, mi sembra, e in maggio avevo trasportati a Capo di Chino a Napoli, da Capo di Chino a Napoli ci avevo trasportati in Libia, nell'aeroporto di Castel Benito, che è a 10 o 12 km da Tripoli. Tu lavoravo in hangar, oltre il lavoro di operaio, qualche volta di notte, 4-5 volte al mese dovevi fare la guardia. A Tripoli, nel campo di evasione, si stava abbastanza bene, te l'ho detto, non c'era pericolo se non il paura dei bombardamenti. Sentivamo gli apparecchi che passavano, noi pensavamo che andassero su Tripoli, potevano andare anche in altre zone, però quando passavano si pensava sempre su Tripoli. E solo che una notte sono venuti sul campo e vi ho detto, come sono arrivati i bombardamenti, un fat presto, saltare dalla finestra, dal letto dalla finestra, dritto mire, e per andare nel camminamento, fortuna che nel camminamento c'è la bomba, una bomba di drilla, senza pera, si affica tutto giù. Dentro del rifugio. Anche un dei classicati vecchi di Messerschmitt in inglese, perché là ti sei un po' mio, perché nel deserto stanno 30 metri da terra, ti sei quanti rientri in balinese, poi va anche una spinta, e quanti anzi tu, mi arrivi la scasa lì, perché la velocità che va potete insieme, anche tutti i cagliettri freddi, non mai sento un po' subito, almeno c'è l'adrenalina lo senti dopo il male, non si sente subito il male. La più terribile per me è stata quando ero di guardia ai margini del campo, ho sentito il rombo, ma non pensavo che si continuasse come sempre, invece ho visto subito che arrivavano ad aprire gli sportelloni e addirittura che scendevano le bombe che sembravano proprio bolle d'aria, solo che quando più si avvicinavano più capivi che erano mia bolle d'aria. Allora sono schiacciato a terra e ho sentito proprio che bombardavano, come è cominciato la prima, 100 metri, poi 50, poi vicino e così sempre più. La paura di dire adesso tocca a me. Quando vi siete trasferiti a Tunisi, com'è stato il viaggio? Il viaggio è stato subito un po' faticoso, perché abbiamo dovuto caricare tutta la roba un po' alla svelta, tutto sul carro officina e gli altri camion. Poi nella ritirata c'era gli apparecchi inglesi, che abbiamo avuto pure, poi abbiamo visto che passavano, sgondolavano sempre così, per farti scappare, allora la paura è un po' finita dalla ritirata. La ritirata era faticosa perché c'era poco da mangiare e la ritirata è durata 3 o 4 giorni, non so quanto è durata, perché c'era 10 o 12 soste tutti i giorni perché passavano gli apparecchi. Poi sei saltato giù, sei rimontato su e prima di montare su passava quasi mezz'ora ogni volta che dovevi tornare a partire. Quando è arrivato a Tunisi, che cosa è successo? A Tunisi mi diedero il responsabile un carro officina. In marzo deve essere stato, ero sul carro officina, quando vedevo la gente, ho visto la gente che correva tutta da una parte, te ne accorgi subito, hai capisci subito che era già allerta, sei sempre allerta, saltai i gradini del giù e via, e corri verso i rifugi vi ho detto sono poi dei camminamenti larghi così, profondi un metro e venti, non so neanche. Allora stavo per saltare giù nel rifugio quando il cane pastore mi saltò davanti e cadde prima lui, perché capivano anche lui dove doveva andare, quanto era il bombardamento. Il fatto è che era fatto l'ultima fila, la mia fortuna è che avevo 9 o 10 avieri davanti da me e il cane. E quando arrivò il bombardamento su Tunisi, la prima andata non fece niente, la seconda invece c'entrò proprio il rifugio a 10 metri, 20 metri da me, e uccise tutti, come mi dissero poi quelli quando mi portarono all'ospedale in autolettiga, mi dissero guarda che quei tuoi amici là sono rimasti tutti. In almeno tutto fu anche il cane. A me invece si vede che la scherza mi aveva rotto il perone qui e preso nella culata che è un bruciato qui.
Dopo lì mi portarono a Sciacca, all'ospedale di Sciacca, deve essere stato in maggio. In maggio da Sciacca mi portarono uccelli a Roma, dove a Roma restai fino al 20 luglio, mi sembra che dopo mi diedero la licenza di convalescenza. A Roma non è a casa, ma a casa del 5 settembre dovrei tornare all'ospedale per la gamba, perché all'8 settembre mi capitò l'armistizio e scappai poi da Parma e ritornai a casa. A casa rimasi in convalescenza per un po' di tempo, poi riuscii a trovare lavoro alle Resane e andai alle Resane a lavorare a Coppio, fin verso, non so se sia stato anche lì, verso febbraio o marzo dell'anno dopo, insomma. Io ero stato incaricato di prendere sui soldi per i partigiani, perché c'erano già i partigiani, per i partigiani locali. Allora il partigiano, io ero andato al gabinetto, stavo ritornando quando un operaio mi ha detto «Oh, sto attento ad andarmi là perché è fascista». Allora ho detto «Vieni in pensione». Perché era in pensione una cocca, vai in pensione, tu le biciclette, poi vai a casa. Allora dice, no, tutto dritto a casa, guarda, vedi, per fortuna che gli hai vestivai, gli va la tuta nuova, ancora la tuta, la penna la vedo nuova. Dice, ti fai cazzo, sembra normale, ti fai cazzo, e via. Quello che vedo arrivare a casa, mi dice, ma arrivo a Scandiano, come arrivo a Scandiano? Al caso mio che si è stetto, ognuno o quel che d'uno, no, tutta mia cava, eh. Perché in belli là. Allora mi ha detto, vieni mia, che mi ha portato in caglia, era nel tertri, finché ho aspettato la sera, poi da quella sera lì sono partito, sono andato di partigiano. E lì comincia la mia vita da partigiano. Sono poi arrivato a Ligon, che io trovai mio fratello Cacca, il mio Cacca Zampante, che era mandato partigiano. E se era che il mio fratello più vecchio Bruno, che anche lui era nei partigiani. Ci hanno mandati al Passau, vicino al Cusna. Ho passato altri 10-12 giorni al passo di Praterena, sempre la stessa cosa, insomma, facevo di guardia, ma non ero mica una gran cosa. Solo che quando, dopo venendo giù, ci hanno detto di andare a prendere, almeno hanno detto con noi, eravamo io e un altro di Cadecaro, che si chiamava Nilo, e hanno detto tu col comandante, un uomo lì, Luigi, hanno detto voi andate, dovete andare in Garfagnana, che aveva lasciato un lancio per mangiare le armi e i vestiti, così insomma. I rifornimenti per noi. E allora partimmo, solo che quando arrivavamo a Montonda, sono proprio capite che erano combattimenti, che erano attacchi tedeschi. Allora lì abbiamo perso due o tre ore, poco più di tre ore. In Garfagnana, quando siamo là, la formazione partigiana, il comandante è andato a parlare, andiamo per lei, poi dopo gli lancia la bella tozzo tedesca. Allora il di dopo, sono in giro. Allora camminavo per la strada, finché sono arrivato in un posto, che era bello verso 8 ore la mattina. Era un negozio, andavo dentro per comprare del pane. Andavo dentro me e Nilo, il comandante stava a fare, mi arriva dentro, ho detto fare subito, perché era arrivato la gente lì, che si è chiuso, che hanno detto al comandante, via, che belli tedeschi che vengono. Allora so, che curioso, mi arrivavamo a me te, che hanno cominciato a sparare, che hanno sparato, a sentire. Il palazzo di cacca che ci aveva sotto, lì ho preso di aver perso, che il comandante si è messo lì, perché all'Ampiovest né lì né a Ligon, che all'Ampiovest è più sentito, più savignito. Anche lì io provai un po' tifa per immaginare, perché al cinema si sente, la FIFA è una FIFA. A sentire con il fisco contro gli elmi, sai che erano due o tre, fortuna che io non so chi mitragliato mi muoio. Per quanto è rimasto nei... I partigiani? Una quarantina di giorni, 50 giorni. Poi dopo c'è stato lo sbandamento d'agosto. Allora mi sono giocato. Quando sono restati a casa, dopo due o tre dì o quattro dì, ci hanno arrestati. Siamo portati ai carcere a Scandiano, poi dopo ci hanno portato i servi a Reggio,
e poi dopo da Reggio ci hanno portato a Reggio, ci hanno detto tanto che Schiaffone, che Alcingedi, poi dopo siamo, chi prima che dicesse, noi scherziamo, noi siamo per là, chi senza sapere chi sa perché, noi siamo sempre steccati, ma finché siamo portati a Fossoli. Era anche il nostro medico, poverino, si veniva a portare del pane, dal mai, perché saiva, che si portava in via. Dopo 10 a 15 di in un carro, il solito carro più un bel, dentro nella bagaglia, per 3 di il viaggio, eccetera, 3 di con chi viaggia lì. Puoi immaginare, il terribile era la sete, che mi viene sei fa. Finché ci portarono in un campo di concentramento ai limiti di Klagenfurt, in una città austriaca. In un'officina della Mercedes-Benz, dove aggiustavano le macchine e quella roba lì. Un dei venne per bombardare, gli ha lasciato i cancelli. Allora non vuoi dire fuori i cancelli. Arrivano i soccoli di legno, devi sentire per la strada un lavoro che impressionava, che era da ridere se fosse mia, della paura del bombe. Beh, dopo il cancello, dopo il nostro cancello, l'officina la deva su una strada trasa, che era un bel strada, un bel stradone. Ho detto là da stradone, da questa strada, che era un cammino, che era come di gradone, così. Dove scurriva l'acqua, già verso 6-7 metri. Allora, mi come dopo un bel mezzo, lì, dentro in quel gradone, lì, so. Dico, arriva la bomba anche lì, dico, qua. Arriva la bomba, lei non dà poi il corpo, io che te il pesce, ma snoggio, che arriva il pacchetto, che snoggio. Ho madonna, la paura subito, in ogni modo sono ancora vivo. Sono con solito. Io sto la senza, e io comincio a stricare, 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 gira, finché io stricai. Finché passai i prigionieri inglesi, si infermai, ma non sapevo solo, mi hanno portato subito in ospedale, un 10 o 12 km, ma dopo un mese o due, e mi hanno fatto. E mi aveva messo il gesto, ma camminava, no? Allora, a camminare insieme, agireva per lo sdegno. Mi sono fatto amico con la responsabile, una croce rossa anziana, tedesca, che dopo un po' io capì che lì leggeva suo fratello che faceva il camion e che portava la patacca in Italia. Allora mi ha messo in mezzo di sacca di patacca anche a me, un sacco di patacche insieme, hanno portato fino a Treviso. Loro mi hanno messo di giù, basta, mi hanno messo di sono messo lì, era lontano, un chilometro del paese. Non si comincia pian piano ad andare dal paese, per vedere se cattivo quel chidun, per mandare informazioni, eccetera. Arriva, viene una villetta, che è una donna là, comincia a chiamare me. Marino, procuriva. Arriva là. Era la moglie di un fascista che stava attaccato a me. Cadicchere. Era una ruosi, era la linea rosa. Suo marito era un fascista. Per fortuna che era mia qua. Allora, hanno tentato per immaginare, non so sapere, ma proprio mi ha fatto fare la doccia, la madre da maniera, nel break, camisa, giubbetto. E poi via, poi era sul fiore, Allora, porta mi ha fatto portare alla stazione, che proprio dalla stazione sono arrivato a casa.